Manerbio, la 5 Stelle, siamo con Grigori Catalin. Grigori, come hai iniziato a montare a cavallo? Quando hai iniziato? È cominciato quando avevo 12 anni. E praticamente questo cliente di mio padre mi ha preso sotto la sua ala e praticamente mi ha portato in una selleria, mi ha vestito da capopiedi e con calma mi ha dato anche i primi cavalli con cui imparare a fare sella, fare qualche corsino. Ho cominciato con qualche 80 e così diciamo che è cominciata l'avventura. E sei arrivata ai Gran Premi? Sì. Comunque ho avuto sia colpi di fortuna sia colpi di sfortuna, perché purtroppo non va sempre bene. E anche se ho avuto dei cavalli abbastanza interessanti per fare delle gare di un certo livello, mettiamola giù così. Monti al Barianteo, monti con tuo papà? Esatto, con mio padre Cristian Grigore e con Luigi Sofientini, che insegna anche lui lì. Che cavallo stai montando adesso? Parlavi di uno stallone adesso, prima. Adesso nell'ultimo periodo ho avuto dei cavalli giovani. E il migliore è stato un cavallo di 5 anni con cui ho fatto un po' di concorsi sia qua in Italia che arriva dalla Romania. Praticamente ho fatto anche un concorso di eccellenza a Torino. Sono riuscito a recuperare tutte le spese anche guadagnarci qualcosina, tra l'altro, però vabbè, non viene di niente. E infatti sono partito per la Naken. Purtroppo non sono potuto partecipare e non sono partito per problemi di burocratici, ecco. E è andata così. Peccato, perché sarebbe stata bella l'esperienza della Naken, no? Sì, sì, l'ho fatta l'anno precedente con una cavalla che sto montando adesso da 7 anni. Una buona cavallina, però non so come dire, buona per dei percorsi di 1,30 m, una cosa del genere, per un amatore secondo me sarebbe veramente fantastica. Obiettivo per quest'anno? Obiettivo per quest'anno, giustamente, vendere anche la mia cavalla, perché lo stallo a Ciro ormai è andato. È stato venduto, da quello che mi ha detto, è stato venduto in America, perciò tanto meglio. E quindi vendere lei e magari presentare qualche cavallo, oppure, cioè, oltre a questo voglio anche finire l'università, mancano 2 esami, se tutto va bene a ottobre dovrei finire con tutto e eventualmente montare per qualche cavaliere o cose così. Allora, parliamo della cosa più importante, a cosa sei iscritto? Allora, allora, una cosa che riguarda l'alimentazione animale, per gli animali da reddito, quindi tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti. E secondo me è una cosa abbastanza interessante che potrebbe completare comunque la mia figura di cavaliere, anche perché l'alimentazione è una cosa molto, molto importante, cioè fondamentale per il cavallo. Perfetto, dai, grazie mille, sei stato gentile a concederci questa intervista. Ci vedremo poi in mezzo al campo. Nel suo campo di battaglia. Grazie. Buona giornata.